Jayaman, un'attrice internazionale, con lui in Sandokan. Jayaman è sempre al centro dell'attenzione e per un motivo o per l'altro si parla sempre di lui. Ora l'attore turco torna sotto i riflettori per via del suo ruolo in Sandokan, che dopo tanti rinvii dovrebbe andare in onda una volta per tutte nel 2013 sulla Rai. Ovviamente però Yaman sarà affiancato da altri attori, tra cui un'attrice internazionale. Sandokan è stato rinviato numerose volte, probabilmente anche a causa dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo. Sebbene le riprese non siano ancora ufficialmente cominciate, la data in cui i telespettatori potranno vedere il remake della serie si avvicina sempre di più. Sarà proprio il 2023 l'anno in cui Sandokan andrà in onda. Non essendo ancora cominciate le prime riprese, gli attori non si sono ancora recati sul set e non si conoscono con certezza i nomi del cast. Fino a questo momento c'è incertezza anche sulla possibilità che siano stati scelti. In ogni caso cominciano le prime indiscrezioni. Innanzitutto l'unico attore del cast effettivamente confermato, oltre a Jayaman, che svolge il ruolo di protagonista, è Luca Argentero. Non si conosce quale personaggio dovrà interpretare l'attore italiano, ma è arrivata la conferma che anche lui sarà nel cast. Il dubbio più forte però è quello su Mariana, la protagonista femminile, che dovrà affiancare Jayaman. Ancora non si sa chi vestirà i panni della ragazza, ma secondo alcune indiscrezioni si opterà per un'attrice internazionale. Il progetto infatti non è solo italiano, ma coinvolge numerosi paesi, quindi è prevedibile che possano esserci interpreti provenienti dall'estero. Dopo l'arrivo di questa notizia, i fan di Yaman si sono scatenati, chiedendo a gran voce che sia Demet Özdemir ad affiancarlo in Sandokan. Alcune voci vorrebbero proprio lei nelle vesti di Mariana, ma al momento non ci sono conferme, considerando anche i progetti che l'attrice sta portando avanti in Turchia. Anche se sul personaggio di Mariana non è stata fatta una scelta finale, ci sarà anche un'altra attrice molto nota, soprattutto al pubblico italiano, a comparire in Sandokan. Si tratta di Elena Sofia Ricci, che secondo quanto trapelato sarebbe in pole position per essere scelta. Quest'ultima non sarà soltanto una comparsa, ma al contrario vestirà un ruolo piuttosto importante, anche se non si sa ancora quale. Inoltre gli altri attori saranno provenienti sicuramente da altre parti del mondo, visto che la produzione è internazionale. I vari slittamenti della messa in onda sono anche dovuti al fatto che non sarà affatto semplice girare Sandokan, dal momento che sono previste varie scene in diverse parti del mondo, probabilmente per rendere più realistica e affascinante la storia. Al momento la data più papabile è quella del 2023, probabilmente all'inizio dell'anno. Un'ipotesi che diventa sempre più concreta è che Sandokan possa andare in onda poco tempo dopo la fine del Festival di Sanremo 2023. Questo farebbe parte di una strategia di promozione per la serie, dato che se ne potrebbe parlare proprio sul palco dell'Ariston, facendo così godere al progetto di una buona pubblicità. Insomma, la Rai sembra voler scommettere su Sandokan e su Jayaman, che intanto continua ad essere amatissimo dai fan italiani e che vedremo presto anche in Viola come il mare, assieme a Francesca Chillemi. Intanto dell'attore turco si parla anche per questioni di gossip. Voi che cosa ne pensate? Chi sarà l'attrice internazionale a interpretare Mariana? E chi sareste felici di vedere in questo ruolo al fianco di Jean? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!